Doi prego di mia eroglia fortuna, gloria fortuna. E dola te chira, e dola te chira. Il rito civile e religioso del matrimonio Arfresh in uso nelle nostre comunità fino a qualche decennio fa. I protagonisti e molte delle comparse indossano i costumi tipici originali Arfresh, ormai di difficile reperimento, in quanto vengono custoditi gelosamente essendo molto preziosi. Per rendere realistica la rappresentazione abbiamo anche cercato di utilizzare arredi, superlettili e corredi dell'epoca. Prima di iniziare il viaggio nel ricordo, nella tradizione e nella cultura italo-albanese del passato, chiedo la vostra collaborazione e vi invito ad assistere in silenzio, poiché i cantori che si alterneranno sulle scene non usano microfoni e cantano a cappella. Preparativi di nozze. Le due famiglie preparavano dolci dell'antica tradizione Arfresh, che poi offrivano a tutto il paese per renderlo partecipe della loro gioia. I dolci erano biscotta. I biscotti erano dolci a forma di grossa ciambella, preparati impastando farina, strutto, semi di anice e ricoperti da una sottile glassa bianca, fatta di zucchero e albume d'uovo. Bucunotta, i bocconotti, invece erano dolci a forma di mezzotti, ripieni di marmellata. Infine mustazzule, i mostaccioli, erano dolci fatti col miele e ricoperti da una glassa di zucchero e potevano avere forma rotonda oppure raffigurare fiori e foglie. Ancora oggi, in occasione delle nozze, le nostre donne si ingegnano a modellare la pasta di miele per creare queste splendide composizioni floreali che vedete in primo piano. Alla preparazione di questi dolci partecipavano anche i parenti e i vicini delle due famiglie. E questa sorta di collaborazione spontanea e spuntata rivela il tratto più caratteristico e distintivo della cultura Arfresh, cioè la chitonia, il vicinato. La chitonia include un numero variabile di case circoscritte in un ambito spaziale ristretto e costituisce un nucleo importante in cui ogni famiglia si sente legata all'altra da vincoli di solidarietà e collaborazione, che si materializza in uno scambio continuo di beni e attenzioni e nella condivisione degli stessi valori e delle stesse abitudini. Le donne impegnate a preparare i dolci erano solite intonare canti augurali mentre la madre della sposa controllava che fosse rispettata la tradizione. Ascoltiamo in silenzio uno di questi antichi canti. Somme nato di Italia, modi e so. Yes, me, bro, met me.
mondo marinare, oh marinare. Valenzi, amici e conoscenti, la settimana che precedeva le nozze, andavano a fare visita ai genitori degli sposi, portando i loro doni in una cesta di vimini, larga e bassa, e coperta da un panno di lino finemente ricamato a mano. In questa cesta i genitori degli sposi riponevano i confetti e i dolci tipici. Il giovedì pomeriggio i parenti degli sposi portarono nella casa nuova i mobili, la biancheria, il corredo e tutti i doni. Il trasporto avveniva su carri trainati da cavalli inghirlandati con festoni di seta colorata. In tale occasione i parenti, vestiti a festa, seguivano il canto, intonando canti di buon augurio, che adesso alcuni cantori del posto eseguiranno. Siamo nella casa degli sposi. Giunti nella casa degli sposi, i parenti si adoperavano per arredarla riccamente, avendo particolare cura per il talamo nuziale che veniva ricoperto di confetti e monete, simboli benauguranti di ricchezza e prosperità. Veniva poi spiegato il corredo della sposa sul letto, sui mobili e sui comò della stanza nuziale. Il corredo della sposa consisteva in danaro, donato dalla famiglia e racimolato dopo anni di sacrifici e lavoro nei campi, mobili, biancheria, costumi di gala per le feste giornaliere. Lo sposo invece portava indosso solitamente la casa, composta da non più di due o tre stanze, appezzamenti di terreno, per lo più uliveti, vigneti, piantagioni di mais, capi di bestiame e il costume da indossare il giorno delle nozze e nelle occasioni più importanti. Questo costume era scuro, con camicia bianca a maniche ampie, strette ai polsi da bottoni tondi d'oro ed argento, e panciotto di velluto scuro. Adesso alcuni cantori eseguiranno un canto tipico.
parte guidano il corteo verso la casa della sposa portando in una cesta di lini l'abito nuziale. Gli uomini di casa sono impegnati a ricevere gli amici di parente, offrendo loro vino, berande e dolci, mentre le amiche della sposa, intonando un antichissimo canto rurale, iniziano la sua vestizione. Cosiddetta sultana rasi, gonna in seta a fitte pieghe, di colore fucsia, lunga fino alla caviglia. Poi c'era il corpetto, gifuni, anch'esso di seta di colore azzurro, aperto davanti e con le maniche finemente ornate da ricami in oro a motivi floreali o geometrici. Infine, sotto le due gonne di seta, la sposa indossava la sottoveste vera e propria, ligna. Questa sottoveste era scollata davanti, è ornata da un vaporoso merletto inamidato in tulle e ricamato a mano, merletto a tulle. Spesso era la madre della sposa a ricamare questo merletto e ad inserirlo nel corredo della figlia. La ligna veniva fermata da stille d'oro di antica manifattura. Sul davanti la sposa portava una cintura di fili d'oro con una chiusura rettangolare che prendeva il nome di bandera. I capelli della sposa venivano annodati nella regione occipitale con una pelliccia di tela bianca e raccolti a crocchia. Qui venivano fissati con la chesa, un ornamento quello di seta trapuntato in oro e argento. La larghezza e il tipo di lavorazione dei galloni dorati che portavano la gonna della sposa erano proporzionati alla disponibilità economica della sua famiglia. A questo punto ascoltiamo alcune amiche della sposa che intonano un canto che descrive la sua particolare pettinatura. Oh, Maria.
della pantera rappresentavano gli oggetti simbolo della donna sposata, in quanto le donne da marito non potevano ancora indossarli. Rileggendo alcuni capitoli matrimoniali stilati nel 700 e 800, abbiamo avuto modo di notare che l'abito nuziale ricopriva spesso un terzo o addirittura la metà del valore dell'intera donna, tanto che la famiglia della sposa si cautelava inserendo clausole che prevedevano la restituzione del costume stesso in caso di mancanza di eredi. Ma torniamo sulla scena. La sposa ormai splendidamente imbriellata, volta dai mille colori del suo luminoso costume, attendeva gioiosa l'arrivo del suo amante, mentre le sue amiche le intonavano canti di festa. Avanzano il testimone, detto Favoli, ed i suoi amici. Ad attendere lo sposo sulla soglia di casa era la madre della sposa, che dopo avergli dato il benvenuto, ponendo il suo caso con pezzi colorati, gli domandava: «Don Uster, o scamandì, vuoi la sposa e il fazzoletto?» Lo sposo le rispondeva di volere prima la sposa e poi il fazzoletto. E a questo punto la madre della sposa gli poneva il fazzoletto nella tancia della casa. Donuse, Prascamandei. Paragè, Duanusi e Prascamandei. Ora il testimone della sposa, entrato in casa, la esortava ad uscire recitandole questa frase: Greonusse engamene set silmi te spiere, alzati sposa e vieni con noi, ricordiamo nella nuova casa. La sposa a questo punto si congedava dai genitori e prendendo sotto braccio un parente stretto usciva di casa. Oh,
sicuramente il momento più emozionante di tutta la nostra ricostruzione. Il rito, ricco di simbolismi ed arricchito da suggestivi canti liturgici eseguiti con passione e trasporto, rende l'atmosfera carico di misticismo. La celebrazione del matrimonio nel rito greco-bizantino consta di due momenti fondamentali e distinti: il fidanzamento e le nozze vere e proprie. Giunti davanti alla chiesa, i due cortei si affiancavano. Il sacerdote chiamava gli sposi e, dopo aver chiesto loro se volessero unirsi per sempre, li benediva accogliendoli in chiesa. La cerimonia religiosa che oggi viene celebrata sul sagrato è sicuramente il momento più emozionante di tutta la nostra ricostruzione. Alla vice voglio il Signor Candilo che ha commesso bene gli osse merodes. E bubrava soi merodre un immesso, nietta in mezzo mra in me bacia te. Il sacerdote, dopo aver bruciato l'incenso ed aver pregato per gli sposi, poggia loro un cero acceso, simbolo dell'amore coniugale, che deve essere sempre fiamma viva nei loro cuori. Dopodiché il sacerdote, dopo aver bracciato per tre volte il segno di croce con gli anelli, infila all'anulare della mano sinistra degli sposi. Alla mise piccini che le muoca vete simpati con zavasci e te. Se con moglie vete dalla vice voglio il Signor Candilo che ha tommesse bene gli osse me vedes. Tu rugi me si te non lo mondo piasso, ieta in me con te. Ie osse osse mondo fune di me, Stefano sono fu. Ie osse osse mondo Stefano sono tu. Dopo aver offerto il biscotto, il sacerdote offre il calice di perché sta a significare la perfetta armonia che dovrà regnare in casa e l'esclusività dell'amore con il padre. Nessun altro potrà minare la tranquillità domestica. Ora il sacerdote, gli sposi e i testimoni esercono un'antichissima forza liturgica, la danza di Isaia. Si tratta di una breve processione attorno all'altare. In tale processione gli sposi vogliono manifestare all'Altissimo e a tutti i presenti la loro gioia ed il loro giubilo. Durante questa processione i testimoni reggono le corone sulla testa degli sposi. Isaia core ben in parte nos,
Stefano, le pensate prosimio, e le infine tassi cassimo. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, Αποστόλων καπιούνα, μαρτύρων αγαλιάνα, όντρα πιέλεσμα, διάστα termina con il sacerdote che, dopo aver benedetto ancora una volta le corone, le consegna agli sposi che le baciano. Parenti, amici e tutto il pubblico possono congratularsi con gli sposi, mentre alcuni cantori eseguiranno canti di gioia. Ricevevano i parenti più stretti a casa dei genitori della sposa per celebrare il rito del Pugliacci. Si trattava di un enorme dolce rettangolare lungo fino ad 1,5 metri, fatto col miele e ricoperto di confetti colorati. Gli sposi si disponevano uno di fronte all'altro ed afferravano il Pugliacci. Afferrava il pugliaccio con le due mani incrociate, mentre lo sposo con una sola mano. Dopodiché il padre della sposa dava il via e i due ragazzi tiravano con forza cercando di strapparne il più possibile. Secondo la tradizione, infatti, chi dei due riusciva ad averne di più avrebbe comandato a casa. Vinceva sempre la donna, perché durante l'impasto le sue amiche indebolivano un lato del dolce e lo segnavano, in modo tale da offrirlo poi allo sposo il lunedì mattina. Quindi era truccata la gara, diciamo. Con quest'ultima scena si conclude la ricostruzione del nostro matrimonio Arbrecht di un tempo, e con la speranza che abbiate trascorso un pomeriggio simpatico, grazie e buonasera a tutti. Sta ditte moi gusti të kjo sot në uvestin gjith me arë këta striga jo. Gjith me arë me galune, lambarisin e të gjipun. Ka bashkia unistim me gare, bashk me këta katun dhe jafer me ne. Gjith bashk pricion, me sindku në Albanisë, me sindku në to.
Vam me pam rulite nusse se prana vam te spiere. At straten dreti me amur me një paljac visite e lunzur pëllu. Nusse ne dondre, na vam me martuem e gjith bashk më kishë rrugë. Tu e kënduera ta vjeshe, gjitha ta gratëve shurar breshe. Zotit e dera mi prit e dopu që ta në mbrënda me kli. Rana i martoj e fem ljetin dërrun kuroh. Viskotin e veren ata pravuen edhe shtjelkin e shtluen. Zotit dopu që martoj ku tjen më shpit me drgoj. U ljaqin ata qajtin me gare e me gëngtin bashkmene. E bacit ljumit po, shtoj si vendur.